La BVS di Ferrarotti sfrutta al meglio il turno di riposo dell'Alpignano e vince largamente in casa Druento, agganciando i bianco-blu in testa al girone C. Pronostico rispettato quindi per i valsusini, che chiudono la pratica già nei primi 35 minuti e dopo aver fallito una montagna di occasioni, fissano nel finale del secondo tempo il 6-0. Vittima sacrificale il Druento, che non riesce ad arginare i più attrezzati avversari e alla fine deve ringraziare il proprio portiere, che in diverse circostanze ha evitato altre marcature ospiti. Dopo nemmeno un minuto di gioco, si intuisce subito quale sarà l'andazzo del match, con un gol annullato per fuorigioco millimetrico a Rosa Cardinale. A provarci poco dopo è Ayassa, ma Conti è bravo a deviare in angolo alla sua sinistra. Il portiere non può nulla però all'ottavo, quando Rullo fa partire un missile terra-aria da 35 metri che si va a insaccare sotto la traversa. Stupendo il gol del numero 9, che entra di diritto tra le nostre perle settimanali e non solo. La reazione del Druento è invece tutta in questo tiro di Maiocco, che Ignazzi non ha difficoltà a bloccare. Sugli sviluppi di una punizione arriva il 2-0 di Lusso, che gira di sinistro dopo una corta respinta di Conti. Al 22esimo altro gran gol di giornata, e questa volta con Rosa Cardinale, che vince il duello fisico con Tota e insacca in girata di sinistro con il pallone che si va a infilare sotto il 7. Se gli avanti trovano gol da Cineteca, dietro Ignazio a rendersi protagonista con una bella parata su tiro ravvicinato di Romagnoli. Prima dell'intervallo comincia il valzer delle occasioni sprecate da parte del numero 11 ospite, che prima vede il suo tiro respinto dall'estremo di casa e poi fallisce un'occasione clamorosa a tu per tu con il numero 1. Nella ripresa il copione non cambia, con il Druento che alza un po' di più il proprio baricentro, ma in contropiede gli All Black sono micidiali, come in questo caso con un bel 1-2 tra Rullo e Rosa Cardinale che consente a quest'ultimo di firmare la doppietta personale. Gli avanti ospiti falliscono altre clamorose occasioni, prima con Rullo, poi con Rosa Cardinale e infine ancora il Bomber non riesce a trovare la porta da pochi passi. Anche i centrocampisti cercano di entrare nel tabellino marcatori, ma il tiro di Ayassa termina di poco fuori alla destra di Conti. A regalare la fiammata finale è l'ingresso di Divarano, che prima firma il 5-0 e poi regala l'assist vincente proprio ad Ayassa, che fissa il definitivo 6-0. Vittoria annunciata, ma lo stesso fondamentale quindi per i ragazzi di Ferrarotti, che cercheranno fino all'ultimo di prevalere sulla corazzata Alpignano, mentre il Druento rimane al fondo della classifica, ma non è certo contro la BVS che si chiedeva di fare punti a Tota e compagni.